Buon salve a tutti, oggi siamo su City Guesser, che è un gioco tipo GeoGuessr dove dobbiamo indovinare praticamente dei posti, ma questa volta rispetto a GeoGuessr non è più con la classica mappa di Google, quindi con delle immagini, ma bensì con dei video. Quindi ci sarà proprio un tizio che si muove, si sposta e ci farà vedere bene dov'è questo posto e noi dovremo indovinare il punto preciso perché sono abbastanza pignoli quelli del sito. Abbiamo mondo, Stati Uniti, Europa, monumenti, Canada, Russia, Francia e l'Italia. Non c'è Italia? Come non c'è Italia? Ma ci state scammando, non c'è Italia, maledetti. C'è la Francia ma non c'è Italia. Vabbè, e quindi facciamo Europa, vai. Vediamo con l'Europa se riesco a indovinare. Ok, dove potrebbe essere questo posto? Allora, c'è un semaforo. Birreria, pizzeria. Potrebbe essere Italia. Mi sa di Italia a me. Sì, pausa pranzo, Italia, è Italia. Allora, mo dobbiamo indovinare dov'è il posto. Kebab! L'unica cosa è kebab. C'è un tizio che cammina, ok. Bella le sue chiappe. Non ho capito ancora dove potremmo essere. Forse ho capito. Non vorrei sbagliarmi però, perché ci sono alcuni posti che sono simili tra loro. Dove potrebbe essere? Dove potrebbe essere? Vorrei azzardare, ma non vorrei sbagliarmi. Anche se questo posto mi sembra di averlo già visto. Però ho paura di sbagliare veramente. Allora, Italia è sicuro? C'è il tram. Dove può essere il tram? Forse Nord Italia? La sto sparando? Datemi un indizio! Che devo capire cosa. Io sarò qui a capire fino alla fine dov'è sto posto. E siamo al primo? Capite che quanto è difficile così? Ok, stiamo stalkerando sto tizio, chissà dove sta andando. In un posto meraviglioso. McDonald's, l'unico coso che sono riuscito a capire. Oh, ci sta tutto, ma non ci sta quello che fa capire dov'è il posto. Ah, ma è ovvio. Dove può essere via Foscolo? Che cacchio ne so io. Un parcheggio. E quindi c'è un barbone. Salve, barbone. Dove potrebbe essere sto posto? Non l'ho capito, giuro. 6 and a half hours later. Forse ho capito, forse ho capito. Secondo me è Roma. Non lo so, ma mi ispira tanto. Vai. Era Venezia. Come Venezia? Cioè, vicino Venezia. Non l'ho indovinato. A posto. Vabbè, questa è Francia. Aspetta, è in Francia l'Arco di Trionfo? Non voglio fare una gaffe. Credo di sì. Aspetta, mi stanno venendo i dubbi. No, è Francia, è Francia. Paris. Grazie, grazie. Ecco qua la French. Dov'è? Dov'è? Parigi, Parigi. Eccola qua. Ma non l'ho preso preciso, ma come non era Parigi? Why are we still here? Just to suffer. Every night. Feel my leg. Vabbè, l'importante è averlo indovinato almeno lo stato. Ok, un negozio. Spero non sia di nuovo Francia. Asia Market, quindi probabilmente Italia. Sarà Chinatown, Milano, tutto è possibile. Oh, cavolo, sta entrando. Bene, andiamo a fare un po' di shopping, signori. Chissà dove ci sta portando sto tizio. Beh, Vodafone, palesemente Italia questo. Quindi io dico che forse è Milano. Forse è Milano. Ovviamente io non conosco Milano, i posti. Vai. Non era Italia! Come? Babò, dove può essere sto posto? Allora, Europa, fammi pensare, dove può essere? Boh, io da queste vetrate potevo dire pure America, ma credo sia Inghilterra. Vediamo meglio, non si sa mai. Ci può essere qualche altro indizio? H&M? Sì, dai, mi sa troppo di Inghilterra. Vai, mettiamo qua, dai. A caso, era Stoccolma. Ma chi cazzo lo conosce Stoccolma? Io non ci sono mai stato, quindi. Ma dov'è sto posto? Boh, salve signore. Calzedonia, però c'è scritto una cosa russa. Però Calzedonia è italiana. Però c'era una scritta russa lì. Russa, greca, che cacchio era? Aspetta, è la Svezia secondo me è la Svezia. Eccola qui la Svezia. E non era la Svezia. Bravo, io so indovinare tutto. Sono un genio. Ok, la moda è cambiata. Italia? Italia? È già quello, mo dobbiamo capire dove. Quale parte d'Italia? Dove potrebbe essere? Mo ti vedi, non è più Italia? E ci hanno ingannato con quella pubblicità italiana? È difficile. Io come faccio a indovinare? Se non mi dai un indizio, un qualcosa di utile, oltre a farmi vedere il nulla. C'è un ponte. Mi verrebbe da dire Venezia. Però non mi dà quella cosa di Venezia. E io che cacchio ne so adesso? Adesso perderò altra mezz'ora di tempo per indovinare il posto. Sicuro al 100%. Oh, un tizio in bici. Non c'è un indizio, non c'è un cartello, un qualcosa. È più difficile di GeoGuessr sto gioco. Sto ponte non mi dice niente. No, non ci sto capendo. Sparo. Metto Italia, qualsiasi punto d'Italia possibile. Mi verrebbe da dire Venezia. Mi verrebbe da dire Venezia.
Venezia. Porca madonna, era vicino Venezia. Io avevo detto che quel ponte era... Madonna santa, mi faccio ingannare dal mio stesso cervello. Ok, vediamo qua. Ticket, quindi probabilmente saremo a Londra. Ho riconosciuto qualcosa londinese. Undici chilometri, non ci credo, ho indovinato, GG per me. Ok, è London, quindi sarà tipo di nuovo Londra? Ma di nuovo Londra, ma che cavolo, mo ho fatto Londra, L'apostrofo Londra. Ma grazie al cazzo, mi fai vedere di nuovo Londra. Il prossimo sarà Londra di nuovo? Ah no, è Parigi. Parigi, andiamo subito a Parigi. Beh, mi metti la Tour Eiffel, grazie al cazzo. Ma lo metto qua. 9 chilometri, GG, proprio lui, le indovina tutte. Ok, dove siamo qua? Nerd Café, Inghilterra, mi sa di Inghilterra. Però non vorrei sbagliarmi, perché anche la Svezia può essere così. Mi sa tanto che è Svezia. Beh, di 200 chilometri però ho indovinato almeno lo stato, dai. Almeno lo stato, dai, datemela per buona, anche se sono 200 chilometri. Vabbè, io direi di chiudere qua il video, perché mi si è scaricata la cam. Se volete altri episodi su questo bellissimo gioco, ovviamente lasciate un bellissimo like, iscrivetevi al canale, ovviamente seguitemi nei social, soprattutto nel canale Viola, che lì faremo tante cose belle. E niente, noi ci vediamo alla prossima, se ne avrò voglia.